Questo posto fa dei ravioli incredibili, devi ordinarli. Ah, mi ero dimenticata di aver ordinato da bere. Perfetto. Cameriere, si sono dimenticate di togliere il tappo. Beh, posso provarci anche da sola. Vediamo. Questa cosa non si muove proprio. Oh, e anche questo vecchio trucchetto non funziona. Eh già, non credo stia funzionando. Oh, non so cosa fare. Adesso l'ho morto. Amy, no! Che cosa stai cercando di fare? Spezzarti un dente? Dammi qui. Dai, che ti do una mano. Pronta? Tieni una bacchetta nella stessa mano della bottiglia e poi sbatti rapidamente nello stesso momento. Boom! Vedi? Ecco la tua bibita. Buon appetito, ragazze! Avere una giornata di relax può prendere una brutta piega dopo aver visto un lavandino pieno di piatti sporchi. Cavolo, sapevo che avrei dovuto farli ieri sera. Beh, ma non c'è momento migliore del presente, giusto? Cavolo, pulire i piatti richiede un sacco di tempo, vero? Ma una volta che ci dai dentro, il lavandino diventa sempre meno pieno. Bene, siamo all'ultimo piatto, signore e signori. Uff, è stato un bel po' di lavoro. Credo che mi sia venuto un po' di appetito. Aspetta, che sto facendo? Ho appena finito di pulire tutte queste dannate cose. Non voglio sporcare un altro piatto. Se hai bisogno di usare un piatto ma non vuoi avere a che fare con i piatti sporchi, questo trucco diventerà il tuo nuovo migliore amico. Prima di usare il piatto, coprilo con uno strato di pellicola trasparente, vedi? Poi versaci sopra tutto il cibo che vuoi mangiare. Oh, questa pasta sembra così buona, vero? Adesso puoi mangiarla senza mai sporcare il piatto. E quando hai finito, butta via la plastica ed ecco fatto. È stato molto più facile che lavare un piatto, giusto? Ok, piatto, puoi tornare da dove sei venuto. La scuola è finita ed è finalmente tempo di rilassarsi. Ancora qualche altro di questi bastoncini e il mio progetto sarà finito. Kevin, guarda il cane! Guarda che fa! Accidenti! Mi hai sporcato con le patatine! Lily, ma fai schifo! Questo è l'unico aspetto negativo delle patatine al formaggio, le dita impregnate. Ma faccio davvero schifo! Ehi, posso prenderne uno in prestito per un secondo? Non vedi che sto lavorando? Oh, attenta Lily, non rovesciare nulla! Grande! Ben fatto, ragazza! Ora puoi goderti i tuoi snack preferiti senza avere le mani sporche. Presa, piccolina! Adesso entra nella mia bocca, subito! E a volte la fame arriva nei momenti meno opportuni, come durante la lezione di storia. Oh no! Sul serio? Dai, Kevin, patatine dappertutto, che schifo! Tieni, prendi le salviette per pulire questo disastro. Accidenti, non l'ho fatto apposta. Ehi, che idea geniale! Vuoi rendere le chips a prova di esplosione? Togli quel pezzo di plastica e metti via le salviette. Attacca quel pezzo di plastica nel centro delle salviette in questo modo. Adesso utilizza il taglierino per ritagliare un buco dove va la parte plastificata. Perfetto, adesso chiudi tutto e metti da parte. Ora invece di avere le briciole dappertutto, puoi goderti le tue patatine in pace. Oh, ma guarda che bravo che sei, Kevin. Così si fa. Oh, è finalmente l'ora di pranzo, non ce la facevo più. Diamoci dentro. Bah, ma perché fa sempre tutto questo casino? E poi, quando arriva il momento di mescolare, diventa ancora più incasinato. Dai, sul serio! Ehi, Lily, perché quel muso lungo? È ora di pranzo, dopo tutto, la parte migliore della giornata. Ma a differenza di Lily, Kevin ha un suo modo di versare il condimento senza fare nessun casino. Basta usare il contenitore per spremerlo. Una volta fuori, tieni il coperchio chiuso e agita per bene così da assicurarti che arrivi dappertutto. Questa è una perfetta insalata. Vorrei che me lo avessi mostrato prima, Kevin. Dai, che è finalmente l'ora di cena. Aia, le mie dita! Sono troppo caldi! Non potevi aspettare che si raffreddassero, vero Sofia? Oh no, prova a prenderlo! L'hai quasi preso! Altro che patata bollente! Sofia ha inventato un nuovo gioco, mais bollente! Ma guarda un po'!
Sembra che Sofia sta tramando qualcosa. Guarda come trasformare questo alligatore in qualcosa di nuovo. Dopo averlo tagliato a metà, inizia versandoci dentro la colla a caldo come se fosse una tazza, riempiendo il fondo. Ora prendi dei piccoli forchettoni come questi e attaccali nella colla. Vedi? Calza come un pennello. Ora che sono asciutti, proviamo a vedere come va con le dimensioni. Questi forchettoni sono uno strumento unico e dimostrano che si può giocare con il cibo. E sono perfetti per divertirti a una cena o una festa estiva. Bene ragazze, dateci dentro! Vediamo, vaniglia o cioccolato? Vaniglia sia! Cosa stai aspettando, Kevin? Aprilo! Oh sì, ha un profumo fantastico! È tutto mio! Dov'è finito il cucchiaio? Bene, niente cucchiaio significa niente yogurt. Forse posso semplicemente versarmelo in bocca. O usare il dito come cucchiaio. Ehi Kev, che succede? Hai preso uno yogurt anche a me? Grazie, avevo tanta fame! Dov'è il mio cucchiaio? Non è un problema, posso farne a meno. Ehi, sembra che a Lily sia già successo prima. Sta piegando quella cosa come una vera esperta. Wow, dove hai imparato a farlo, Lily? Ho perfino pensato di usare il dito. Vuoi che ti mostri come fare un cucchiaio dal coperchio? Piega il coperchio a forma di triangolo in questo modo. Prendilo da sotto e piegalo verso l'alto. Sistema il sotto in modo che sia robusto, mentre la parte superiore funge da cucchiaio. Ecco fatto! Ora non devi mai più mangiare con quelle dita sporche. Grazie, mi hai totalmente cambiato la vita. Ok, ora posso finire la mia storia? Ehi, Olivia! Oh, è il nuovo film di Keanu Reeves! Ehi, posso averne un po'? Beh, ma non si fa! Ah, non vuoi condividere? Allora ti faccio vedere io. Olivia, ti mostro un trucco. Piega le mani in questo modo. Adesso intreccio le nostre dita. E boom, adesso ti attacchi perché non puoi usare le mani. Ehi, ridammi le mani! Ah, sono troppo buoni, vero? Dai, lasciami andare, Emily! Molto di quello che accade durante le vacanze avviene in cucina. Oh sì, che buono! Aspetta un secondo, ma manca la farina? Dovrei averne un po' da qualche parte. Sembra che Kevin si sia addentrato in cucina. Oh, non ti dispiace se... Ehi, Kev! Su, al volo, pensa qualcosa da dire. Perché si sta comportando in modo così strano? Oh no, ha preso dei biscotti! Accidenti, ma è un pozzo senza fondo. Adesso gli insegnerò una lezione. Che ne dici se uso un po' di wasabi caldo? Basta versarlo nella bustina di glassa e decorare i tuoi biscotti. Ok, fatto. Adesso tutto ciò che dobbiamo fare è aspettare che torni il nostro Lupin. Oh, i biscotti sono pronti e scommetto che sono ancora caldi. Non si accorgerà se ne rubo giusto un paio. È delizioso. Ma aspetta, perché ho la bocca in fiamme? Mi dispiace, Kevin, ma hai la bocca piena di wasabi. Accidenti, e chi se l'aspettava? Anche se vai di fretta, mai precludersi un bello scherzetto. Bene, bene, che cosa abbiamo qui? Queste patatine hanno l'aria innocua, vero? Beh, questo finché non ci mette sopra le mani Sofia. Per fare questo scherzo avrei bisogno di un tubo di patatine come questo. Prendi un taglierino e con cura rimuovi il fondo del tubo. Tenendo chiuso il tubo da sotto, rimettilo in piedi come stava. Shh, tu non mi hai vista? Ah, ok, è il momento di rimettersi a lavorare. Uno spuntino, perché no? Il mio gusto preferito... Oh! Amy è diventata una ciotola per patatine. Oh, che disastro! Potrò salvarne qualcuna. Ma che razza di tubo è? Beh, quel che è fatto è fatto.